Ciao, come va? Che mi raccontate? Questo nuovo mi preparo con voi perché fondamentalmente volevo riportare un po' il beauty nel canale. E mi sono accorta che ultimamente ho fatto tante tipologie di video, ma inizio a truccarmi e vi racconto, vi parlo di questa cosa su cui ho riflettuto, se no non finisco più. Non ho neanche tantissimo tempo per prepararmi. Vado con il correttore fondamentale, questo è sempre l'Instant Anti-Age, il cancelletà della Maybelline ed è nella tonalità più chiara perché non mi sono per niente abbronzata ancora ed è quindi la tonalità light. Lo utilizzo ultimamente anche come base per l'ombretto, quindi lo metto anche sulla palpebra perché vado a minimizzare anche le venucce che ho lì e faccio prima in pratica. Lo stendo sempre con il dito. E quindi vi stavo dicendo, ho guardato un po' il mio canale e ho riflettuto sul fatto che veramente sto parlando poco di beauty, che in realtà è la cosa che più mi piace, che più mi interessa in questo periodo, no? È la cosa che più mi appassiona, diciamola così. E volevo riportare un po' il beauty sul canale. Sapete che io non faccio mai make-up tutorial perché non mi sento in grado di insegnare niente a nessuno, tra un po' non mi so neanche truccare, figuriamoci. Ultimamente in realtà mi sto un pochino sbizzarrendo e sto anche truccando altre persone, ad esempio mia mamma, e sì, mi sta divertendo la cosa. Poi ho anche novità al riguardo che vi dirò prestissimo, lo giuro. Ultimamente sto utilizzando questo fondotinta che è il fondotinta della FM Makeup ed è minerale. Il mio è nella tonalità Desert Rose, che è leggermente più scura del mio incarnato. Applico questo per sembrare di... per far finta di essere abbronzata, ecco. Distrutto, però è questa qui la tonalità. E sì, me lo sfumo bene anche sul collo perché sennò si vede veramente lo stacco ed è brutto, però facciamo finta di essere abbronzate. E mi tiene molto molto bene a bada la lucidità, assorbe veramente bene il sebo in eccesso. E quindi tutto qui, ho deciso di fare questo mi preparo con voi. Notizia bomba che volevo condividere con voi dell'ultimo secondo, di cui forse non vi interesserà nulla, mi sono un po' lamentata in giro, diciamo nella mia vita reale, che quest'anno non avrei fatto le vacanze, o meglio, non sarei partita per nessun posto perché sarei andata comunque nella mia casa al mare che ho in Abruzzo, ma ho detto anche sul canale forse che non avevo la possibilità di partire perché appunto Daniele aveva poche settimane di ferie, saremmo stati solo lì, eccetera, eccetera. A bomba, ora gli hanno dato un'altra settimana di ferie, o meglio, sarà chiuso il progetto su cui stanno lavorando e quindi ha un'altra settimana di ferie e stiamo prenotando la vacanza. Per il mare ci servono parecchi money che io non ho perché sto cercando di risparmiare per un progetto futuro e quindi penso riopteremo per andare in montagna. Chi mi segue da tanto tempo, quindi un anno ormai, saprà benissimo che io non volevo andare in vacanza in montagna. Utilizzo per questo make-up per la maggior parte la Elegantissimi di NYX Cosmetics, che è sozzissima. E saprà appunto che io non voglio andare, cioè non volevo andare in montagna. Vado con questo colore qui, che Butterfly, questo color burro. Non mi piace la montagna, l'altro anno ci sono andata per la prima volta, però non è che mi abbia entusiasmato, eccetera, eccetera. Sì, mi è piaciuta, ma ho sempre detto non ci riandrei, insomma. In realtà sì, non mi dispiace affatto, soprattutto in quell'hotel ci eravamo trovati bene, ora comunque sto cercando un hotel valido, sempre in Trentino, parlo di montagna ma non vi ho detto dove, in Trentino, penso proprio che riandremo. Sto cercando un hotel, magari provarne uno diverso per non riandare sullo stesso, non focalizzarci lì, però vabbè, vedremo. Vado con Espresso, questo marrone scurissimo, questo qui, opaco, e vado un po' a definire la piega dell'occhio. E insomma sono contentissima, una cosa inaspettata, non ci credevo proprio. Mi ero un po' messa l'anima in pace che quest'anno di vacanze non se ne parlava proprio in senso di partire. E tutto qui. Poi ci sono big novità che però come sapete finché non sono reali non me ne parlo perché sono una persona molto scaramantica purtroppo. Un'altra cosa di cui vi voglio parlare invece, ve l'accennavo nell'ultimo o penultimo video, ora non so quando uscirà questo, nel video comunque in cui vi parlavo della storia dei miei capelli, appunto vi accennavo del fatto del video ideal femminile che stava andando molto bene, è andato oltre le prospettive che appunto avevo, insomma è andato molto molto bene, sta andando bene, non è che ha smesso di fare visualizzazioni, ma oltre che di visualizzazioni è andato molto bene in termini di feedback.
riscontro con voi e non solo, anche con il pubblico un po' più vasto che ovviamente ha il femminile. E sono veramente contenta di quanto l'impegno venga ripagato da soddisfazioni varie e sono veramente felice. Che pastrocchio che sto a fa. Non sono capace a prepararmi decentemente mentre parlo. Decisamente no. Sarà un trucco veramente easy, easy, easy. Perché sto uscendo, mi devo anche sbrigare e mamma è andata a fare la spesa, poi torna, la mettiamo a posto e andiamo a farci un giro al centro commerciale. Non dobbiamo comprare niente di che. Vado con la matita sempre di FM Makeup Long Lasting nera a delineare leggermente la riga superiore nella parte esterna finale, diciamo. E non dobbiamo comprare niente di che. In realtà io volevo un paio di pantaloncini perché il caldo che sto facendo qui inteso in Italia, non qui inteso Roma, è paradossale, fa un caldo veramente assurdo. E sì, volevo comprarmi un paio di pantaloncini, sapete quelli un po' stile boho, etnico come vanno adesso, di quelli belli larghi, freschi, non troppo giro sedere, il mio cellulare sta squillando. Ok, scusate. E quindi sì, voglio andare a vedere tendenzialmente solo quelli, però non mi sono ancora fatta un giro. Sì, è vero, non mi sono ancora fatta un giro al centro commerciale con i saldi. E magari oggi non c'è tanto casino visto che è passato un po' dall'inizio dei saldi e visto che è infrasettimanale. E speriamo di trovare qualcosina. In realtà veramente ho comprato, fatemici pensare, vado con il Lash Princess che sta agli sgoccioli della Essence. Ho comprato forse una cosa sola con i saldi. No, ho comprato un paio di scarpe. E un vestito, il paio di scarpe su Asos, ve le ho mostrate su Instagram, un paio di sandali. E ho comprato poi il vestito, sempre quello che vi ho mostrato in più foto su Instagram, quello nero con tutti i dolcettini vari. Ho comprato solo quelle due cose con i saldi. Di solito vi facevo un mega video haul, mi è balzato all'occhio quello che avevo fatto l'altro anno sul canale con i saldi estivi. Ne avevo fatti addirittura due e veramente era un mega video haul. Quest'anno niente video haul con i saldi perché appunto sto cercando di risparmiare per un progetto futuro prossimo, dai, diciamo così, presto lo saprete, ve ne parlerò in un video apposito perché non riguarda il canale, però riguarda questo mondo e voglio assolutamente rendervi partecipi, non so cosa ho detto. Mi è arrivata anche poco fa l'email di Mulacco Cosmetics, proprio ieri, non so quando andrò online in questo video, però ieri, il 15, sono usciti i nuovi rossetti di Mulacco Cosmetics. Ho fatto anche un post sul blog al riguardo. Sono i rossetti Tasty Lips, se non erro. Sono 12 tonalità, non è che mi abbiano fatto impazzire, nel senso, alcune tonalità le vedo un po'. Ditemi anche cosa ne pensate voi. Alcune tonalità le vedo un po' viste e riviste, nel senso, i rosini, i fucsia. Li vedo già boh, un po' troppo visti. Mi sono scordata di mettermi l'ombretto di Nabla Entropy, il mio amore assoluto. Questo qui. Lo vado a mettere sulla palpebra mobile centrale. Alcuni rossetti, scusatemi, come i rosini sono visti e rivisti. Altri sono veramente, per quanto Cindy li definisca portabili, altri secondo me sono importabili assolutamente, come ad esempio il grigio o il nero, come fai a definirlo portabile? Non lo so. Una linea di rossetti pensata per tutti, portabili, adattabili a tutte le carnagioni, rossetto grigio e nero. Comunque il primo ordine che faccio dal sito di Mulac, ho un altro rossetto ma l'avevo acquistato alla Race for the Cure qui a Roma quando c'era il loro stand della linea quella lì, Susan G. Co. in collaborazione con la Susan G. Komen. L'avevo acquistato ed mi piace un sacco, è quello che sto andando a applicare poi oggi, ve lo farò vedere tra poco. E quello lì mi piaceva un sacco, però è il primo ordine proprio che faccio sul loro sito e ho acquistato due rossetti e un ombretto e quindi prima mi è arrivata l'email che mi diceva che era in consegna l'ordine. Vado con la terra, questa qui è della Makeup Revolution, è appunto il bronzer, la tonalità non ce l'ho però è piuttosto scuro ed è caldo, assolutamente caldo. Vado con questo pennello sfigatissimo della Glossip, cioè non è sfigatissimo perché è della Glossip, è sfigatissimo perché è ispido, devo comprarmi un pennello per il fardo per la terra e appunto quindi stavo dicendo mi è arrivata l'email con il tracking che dice che l'ordine verrà consegnato domani. Spero proprio sia così, altrimenti poi devo aspettare lunedì e mi addolcirebbe questa notizia anche il venerdì 17 che sarà domani e io da buona superstiziosa
Vado un po' sotto lo zigomo, anche salgo un pochino più su, verso dove mettiamo solitamente il blush. Questo pennello lascia pure i peli, per fare un look un po' più abbronzato, ancora più finto abbronzato. Vado sul naso, un pochino sul mento e all'attaccatura dei capelli. Blush, utilizzo questo qui che è di una collezione vecchissima in edizione limitata, credo ormai di un anno fa, della Essence, della Wave Goddess. È questo bellissimo aranciato ed è in formula gel, fatto così, tipo fosse uno smalto. E mi ci trovo un sacco bene perché è scrivente al punto giusto, resiste una cifra di tempo. È l'unico blush forse che è quasi indelebile su di me, che la sera mi strucco ed è ancora lì, poi con questo caldo. Solo che va sfumato in frettissima, altrimenti rimane lì e non si leva più. Cioè, rimanete a puntini. È veramente carino, delicato, non appiccica con questo caldo. Non andiamo a mettere un altro prodotto polveroso che andrebbe a impastrocchiarci. È veramente carino, carino. Ora mi cade sul letto, che io ancora non ho trovato una posizione decente per fare questi tipi di video in cui mi trucco. Non so se avete notato che li faccio sempre un po' arrangiati. Ok, vado di illuminante, ma ne metto veramente solo un goccio perché sennò se sudo anche se vado al centro commerciale, però non voglio sembrare di... non voglio risultare troppo scintillante. Vado a mettere giusto un pochino qui, sopra lo zigomo. Questo è strabrillante sul naso. Sull'arco di Cupido mi sono venuti tutti i brufoletti perché ho fatto la ceretta ai baffetti. Questo qui è, ve lo dico così, questo qui è della Mememe, l'avevo preso su Machillalia ed è il Beat the Blues, è la tonalità Pearl Pink. Non mi spiace affatto come illuminante, è bello, bello evidente. Infatti ne ho messo pochissimo perché si nota. Ok, vado a sfumare molto professionalmente, come al mio solito, con le dita. Mi piace molto, mi dà un effetto ancora più finto abbronzato. E ultimamente mi piace mettere illuminante anche sotto l'arcata sopraccigliare. Di solito si mette un prodotto opaco, però ultimamente sto riscoprendo questa verve un po' ancora più anni 80. Anche i miei capelli con queste mesh sono veramente dentro agli anni 80. Vado con il Brow Drama della Maybelline, che non finisce più, questo gel per sopracciglia che vi ho bocciato in un mini video review. Se vi interessa ve lo lascio qui, dovrebbe essere qui, dovrei aver imparato sulla i. Via, mascara pure sui capelli. In questo periodo applico solo il mascara, non riesco ad applicare né polveri né matite perché mi andrei a sciogliere nel corso della giornata. Vado poi con l'illuminante, ma veramente un goccino perché questo poi ve l'ho detto è veramente super strong, anche sotto l'arcata sopraccigliare. Mi piace un sacco congiungere, fare praticamente una sorta di C da sotto l'arcata sopraccigliare fino a qui. Ultimamente ho scoperto quest'anima che ama l'illuminante. L'importante è non esagerare, ovviamente. Ok, passo alle labbra, ultimo step, se non mi sono scordata nessun altro prodotto. Comunque ho tutti i prodotti sporchi perché avendo passato qualche giorno fuori, no, qualche weekend fuori ultimamente, mi perdono delle polveri e quindi ho tutti i prodotti sporchi. Questo qui è appunto il rossetto della Mulac in collaborazione con la Susan G. Komen ed è il mio amatissimo Miss Grace, che sta patendo un po' al caldo, poraccio. Però io lo adoro veramente, è stupendo. È un nude rosato fantastico, dal finish creamy e che praticamente può essere stratificato. Infatti, vedrete, ne metto una quintalata. L'avevo già utilizzato in video questo, era sul video della mia makeup routine, mi sembra. Mi sciolgo i capelli così magari si capisce un po' più del make-up e sono anche un pochino più presentabile, che dite? Quindi questo è quanto, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, voi me ne avete fatta tanta, io scappo, corro a finire di prepararmi e vi mando un grande bacio. Ciao!
Vi faccio vedere al volo anche l'outfit per rendere il video un po' più completo, ma voi saprete che l'unica location in cui riesco a quadrarmi a fibra completa è il bagno, quindi perdonatemi. Indosso questa canottiera che è semplicissima di Stradivarius, comprata qualche anno fa, è nera, semplicissima, fatta a vocatore, ed ha qui tutta questa stampa boh, un po' etnica, che è leggermente trasparente. E come pantaloni ho questi qui di Bershka, che vi ho fatto vedere in un video haul, pagati 25 euro, che secondo me per un paio di pantaloni così leggerini, sempre stile boho, etnico, è tanto, in più per la qualità, perché stanno usando tutti i pallini, è un tessuto sintetico proprio brutto, però sono comodi, li sto utilizzando veramente molto, e se trovo oggi me ne compro un altro paio, non da Bershka, perché Bershka come qualità non mi piace, però me ne compro un altro paio simili. Le scarpe, me le ho fatte già vedere su Instagram, e sono queste qui. Praticamente non mi fanno impazzire neanche queste, le ho scelte soprattutto perché sono comode e perché mi servivano un paio di sneakers bianche e fresche, e queste lo sembrano. È la prima volta che le indosso, le ho già fatte vedere su Instagram, non so se mi seguite, se non mi seguite fatelo, scherzi a parte. Sono praticamente l'imitazione delle Roche Run della Nike, solo che sono completamente senza marchio. Sono della Anna Field in realtà, però sono appunto senza loghi, totalmente bianche. Sono identiche, gli manca solo il logo della Nike qua di lato. Le ho prese su Zalando e le ho pagate solo 20 euro. Quindi questo è quanto, io sto sudando solo per essermi mossa in questo istante per avervi fatto vedere l'outfit. Vi mando un grande bacio di nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!